Questo invaso adesso è sotto questo problema, diciamo, parliamo di infiltrazioni, non so se lo sapete, però è già da tempo che avvengono cose poco studiate, diciamo, da chi dovrebbe studiare, perché che cosa è successo? Beh, negli ultimi anni, già nel 2012, l'Istituto Superiore di Sanità ha documentato delle fioriture algali tossiche, c'hanno batteri. La responsabile di questo studio ha fatto un ottimo lavoro, ha pubblicamente denunciato di aver ricevuto delle pressioni per non proseguire i monitoraggi. Perché cosa aveva trovato? Dei batteri e delle tossine cancerogene. Che derivano da? Da uno stato di eutrofizzazione spinta del lago, quindi un sistema idrico chiuso che viene sottoposto a una pressione antropica. Il fatto sta che i cittadini non sono a conoscenza dell'esatta potabilità di quest'acqua. Cioè, se non ci fossero problemi, bisognerebbe pubblicare tranquillamente. Ah, ok, certo, ma il dubbio, quello più verosimile, che anche il mio parere personale, che volutamente non si faccia il dubbio, altrimenti si bloccherebbero determinati business. L'anno scorso c'è una moria di pesci, sì. Infatti il suo uomo, e dissero per la temperatura, l'acqua era calda e si sono bolliti, diciamo. Però poi sono state fatte anche delle analisi distanze, lati, che hanno dicevi visto altro. L'istituto zooprofilattico di Puglia Basilicata nel 2012, con uno studio che si è dedicato nello stesso, ha trovato nel 20% di questi campioni di pesci 16 idrocarburi diversi, metalli pesanti, incluso il mercurio, e microcistina, che appunto è una tossina cancerogena. Una regione seria avrebbe usato la carta idrocarburi, la prima lemosina, e la social card, la seconda lemosina, per fare uno, dei monitoraggi ambientali veri, due, fare i monitoraggi sanitari, perché l'inquinamento non è un fenomeno che rimane così confinato nel nostro paese. Cosa c'è nelle persone? Esempio, nelle persone che vivono a fianco al centro abitato. Nelle altre regioni d'Italia si applicano i protocolli di sorveglianza sanitaria, cioè io trovo gli inquinanti nelle persone. Qua in Basilicata non riusciamo a trovare gli inquinanti, qua. Venutamente indietro, perché come ha detto la commissione Bratti l'altro giorno, la regione Basilicata ha ricevuto oltre 1,5 miliardi di euro di royalties. Noi con questo, con la metà di questa somma, noi avremmo potuto avere il miglior sistema di monitoraggio ambientale e sanitario. Il problema è che aver avuto o fare questo sistema vuol dire bloccare il 90% delle attività. E questo dove va nascere? Sono un banco. Non veramente rendicontato, quindi con tutta la corruzione che finiscono dappertutto, nelle sale, nelle mostre artistiche, nei concerti, nell'assistenzialismo più becero, finiscono anche addirittura nel finanziare fumetti per i bambini, dove i bambini vengono educati a colorare la testa del pozzo petrolio. Cioè, siamo a dei livelli dove parlare di Europa e d'Italia è davvero impossibile. Ci sono delle sforature nella zona contrata la rossa, dove sono state trovate le famose polle d'acqua. Si sono affiorate fuori dalla superficie, pochi chilometri distanti dal corso. Abbiamo chiesto al sindaco, all'amministrazione comunale, concedeteci almeno di fare delle analisi contraddittorie tra noi e quello che voi ritenete opportuno, per verificare se c'è veramente un inquinamento o no. Nulla, niente. Non solo, noi l'abbiamo fatta a spesa nostra e l'abbiamo anche trasmessa al comune, ma sull'acqua potabile, dove abbiamo i serbatoi a pochi chilometri distanti dal centro urbano e quindi dal pozzo di reiniezione, abbiamo chiesto di poter accedere ai serbatoi per prelevare l'acqua e pagarla a nostra spesa. Neanche l'autorizzazione, né da parte del comune e né da parte dell'acquedotto Lucano. Al contrario, mi hanno minacciato dicendomi: noi ti denunciamo perché stai creando allarmismo e panico alla popolazione. Quando invece con delle analisi magari buone avremmo tranquillizzato la gente, se sono tranquilli. Ma se noi abbiamo trovato presenza di metalli, e la professoressa Corella, il dottor Giorgio Santorino ne sono testimoni, a spesa nostra siamo riusciti a dimostrare che c'è un inquinamento della falda, purtroppo non vi manca il controllo. Vogliamo semplicemente capire cos'è, vogliamo la verità. Sono 20 anni che non ci dicono la verità. Bravo! Bene, vogliamo questo, le analisi non sono mai chiare.
facciano le analisi da regione, ARPAB, ministero, istituto superiore di sanità. Noi vogliamo semplicemente la verità, perché vogliamo capire cosa succede. Qui ci hanno preso per degli indigeni con gli orecchini al naso, e questo non va bene. Questo non... Ma questo, parliamo di quest'ultimo fenomeno, da quando è apparso? Come non si accorge? Questo ultimo fenomeno è apparso anni circa una settimana fa, qualche giorno addietro. Ce ne siamo accorti grazie all'impegno di un nostro concittadino, Michele, che ha fatto delle riprese dall'alto con un drone e ha rivelato insomma questa problematica, perché la problematica c'è. Negli anni c'è stata, è stato detto che c'è una grossa problematica, però non si riesce a capire a cosa è dovuta questa cosa. Sono stati rilevati dei metalli pesanti, come bario, alluminio, cadmio, piombo, metalli che comunque fanno male, vanno a toccare gli organi principali del corpo umano, il cuore, il fegato, il pancreas, provocano leucemie. Vogliamo almeno capire quale sia la problematica. Non diciamo che l'inquinamento è dato dei idrocarburi, può darsi che anche non sia così, può darsi che sia un altro genere di inquinamento, però vogliamo capire qual è il problema. No, sono andato a questi